Mister Cianfrone, per lei è la prima volta da, diciamo, da capo allenatore, quali sono le sue sensazioni? Prima di tutto, guarda, prima di rispondere alla tua domanda, vorrei fare un ricordo di Carmine Pallotto, un mio grandissimo amico, ex ultras dell'Acropoli, che sarebbe la persona più felice in questo momento, di questo incarico che mi è stato dato dalla società. Questo è il mio primo pensiero a lui. Per il resto, le mie impressioni, ringrazio il presidente Infante e la società che in un anno così importante per questa società, nell'anno del centenario, hanno pensato a me come guida tecnica di questa società importantissima. Ripeto, già lo dissi nell'intervista, diciamo quando sono stato nominato, penso che sia stata una scelta dovuta alla continuità al buon lavoro svolto l'anno scorso. E quindi voglio di nuovo ringraziare il presidente Volpe, il presidente Infante per la su di me. Inoltre penso di avere un primato, penso che sono l'unica persona in 100 anni di storia che ha giocato in promozione, eccellenza, Serie D, fatto il secondo allenatore, adesso anche il primo allenatore nella storia della Roma. Quindi in qualche modo sicuramente sono anch'io nella storia dell'USA Roma. Mister, lei, diciamo, è conosciuto molto, cioè, nel calcio dilettantistico per giocare un calcio offensivo, diciamo, propositivo. È quello che hai in mente anche per quest'anno per la squadra, diciamo. L'idea è questa, sempre in passato quando ho avuto la possibilità di guidare delle squadre, abbiamo sempre cercato un tipo di gioco basato sul dominio del gioco, della partita. Cercheremo di riproporlo anche quest'anno, non voglio fare dei proclami, assolutamente poi è il campo che parlerà. Noi sicuramente daremo il massimo, il 100% penso che sia dovuto da parte mia in quanto agropolese, ma poi da parte di tutti quanti i giocatori a dare il massimo. Poi questo massimo non sappiamo cosa sarà, ma noi daremo sicuramente il 100% dal punto di vista dell'impegno, della voglia, del sacrificio. Io vorrei fare una domanda sul centenario, se avete delle idee come team, insomma, per Idea in che senso? festeggiarlo. Si chiede alla persona sbagliata, guarda. Vabbè, però il Non mister sicuramente può sono dare. incaricato di, ci sono delle persone competentissime che penso siano programmate dall'esterno delle manifestazioni per onorare il centenario dell'USA Globo. Per quanto mi riguarda, io mi concentro sugli aspetti del campo, tecnici e tattici della squadra. Penso che sia stata allestita una buona rosa. E ripeto, cercheremo di dare il 100%, non mancherà dall'impegno da parte di nessuno. Quanto contano i tifosi qui ad Agropoli? Nella storia dell'Acropoli i tifosi sono stati sempre una componente importantissima, tant'è vero che in questi 2 anni purtroppo che non si è potuto assistere alle partite è stata una mancanza grande per una squadra, una società come l'US Agropoli. Adesso quest'anno speriamo che riescano a ritornare allo stadio, che ci sia un via libera per tutti i tifosi e speriamo di tornare ai fasti di una volta e di ritrovare il Guariglia come era una volta l'Andolfi al centro del paese, che ogni domenica qualsiasi tipo di partita, manifestazione che riguardava l'US Agropoli era sempre strapieno. Visto che abbiamo parlato di obiettivi, società importante, giocatori importanti che sono arrivati, dove sognate arrivare in quest'anno che comunque è cominciato al centenario? Un campionato difficile dove già 4-5 squadre sono attrezzate alla grande. Allora, ti ripeto, Cristian, allora, i presidenti fanno i proclami, voi giornalisti fate le griglie, noi allenatori lavoriamo sul campo e cerchiamo di dare il massimo, questo è quello che possiamo assicurare. Noi daremo il 100%, questo è sicuro. Poi questo 100% in termini di punti non lo so cosa significherà, potrà essere tanto, potrà essere poco, questo ti posso dire. Rispetto agli annunci che sono stati fatti, quanto manca ancora? Quanti tasselli dovranno arrivare? Qualcosina manca, diciamo il grosso della rosa è stato allestito, manca ovviamente qualcosina, ma penso che in questo periodo non tutte le squadre abbiano ancora qualche tassello da puntellare, no? Però dico che è stato fatto un investimento importante, una buona rosa, speriamo, ti ripeto, di far bene. È in chiave anche del comprensorio, come chiamate importante, abbiamo visto come l'aveva detto,
per lei è una chiamata importante per la piazza in cui l'ha cresciuta, anche Santa Maria si è puntato su un allenatore del locale, finalmente si è puntato anche su quello che di buono offre il nostro territorio, non forse di chiamare gente che viene dal di fuori, magari non attaccato come quelli che sono qui a queste maglie, a questi colori, a queste tradizioni. Questo è vero, è un po' quello che succedeva e che succede ancora con i ragazzi. Tanto è vero che tante volte i ragazzi del territorio, gli under del territorio, non sono, vengono sempre messi all'ultimo posto. E invece adesso si sta ricevendo sia dal punto di vista delle guide tecniche, sia dal punto di vista anche dei giovani, che sul territorio del Cilento ci sono delle persone capaci e dei ragazzi che possono giocare a calcio a questi livelli, se non di più. Ha parlato anche dei giovani, appunto anche con la Vignoles, che hanno ripartito dopo un periodo di stop, anche su questo punto di vista andando a lavorare, saranno stage per i più giovani. La società vuole investire tanto anche nel settore giovanile. Dopo questi due anni, ti ripeto, che sono stati difficili, i campionati sospesi, tanti ragazzi magari hanno perso la voglia, però la società ha intenzione di allestire, anche se dal punto di vista del settore giovanile, qualcosa di importante. Poi i risultati sai, bisogna mettere le basi, nei settori giovanili bisogna aspettare, programmare e vedere poi nel lungo periodo cosa si riesce a fare. La mister ha parlato di emozioni, di forte attaccamento, lei che ha giocato in tutte le categorie, adesso è una prima squadra, immagino ci sia anche un grande senso di responsabilità. Senso di responsabilità ci sta sempre per chiunque fa allenatore in qualsiasi squadra. Beh, magari è doppio, sei responsabile, un po' di... sicuramente potrebbe essere una doppia responsabilità. Io invece dico che secondo me è una cosa che mi gratifica ancora di più e che mi fa impegnare ancora di più a rendere al massimo. Ripeto, pressioni, responsabilità, se vuoi fare l'allenatore devi essere capace di saperle gestire. Ma è un sogno allenare la squadra della propria città, di cui si è tifosi, l'anno del eccetera, cioè nel senso che se le avessero chiesto magari qualche anno fa allenare il centenario dell'Agropoli. Sicuramente, diciamo un piccolo sogno che si realizza, ti ripeto, sono grato alla società che mi ha scelto, anche un po' sorpresa, suscitando dei dubbi in tante persone, però Carmelo Infante e Nicola Volpe sono persone coraggiose, diciamo. Li ringrazio di nuovo di avermi scelto. O magari fra un mese stiamo qua a dire che mi hanno cacciato, però ci hanno provato. Mister, però la notizia ancora non l'hai svelata, in realtà abbiamo detto tante cose, ma non c'è la notizia. Allora spiegaci il tuo gioco invece, come sarà incentrato principalmente, che tipo di tattica utilizzerai? Che tipo di tattica? Adesso bisogna prima di tutto prepararsi bene dal punto di vista fisico, la squadra deve amalgamarsi, dobbiamo formare prima un bel gruppo, poi vediamo in base alle caratteristiche dei giocatori, cercheremo di sviluppare il nostro gioco. Io non sono uno di quegli allenatori integralisti, come dice Sarri, talebani, che hanno quel modulo in testa e solo quello vogliono fare. Vediamo quello che abbiamo e cerchiamo di sfruttarlo al massimo. Però c'è in testa tua un gioco particolare, che ne so, zona, a uomo? Non è questione di zona, uomo, 4-3-3, 4-4-2, sono semplicemente numeri, ripeto. Io penso che una squadra, per giocare bene a calcio, la prima cosa è che debba correre. Correre, che solitamente in Italia è un'accezione un po' negativa, nel senso le squadre che corrono, si fa un riferimento soprattutto difensivo, io penso sia il contrario, per giocare bene a calcio devi correre quando sei in possesso palla, non quando lo hanno gli altri. Magari sono corse differenti, di 12 metri, 10 metri, 20 metri, non diagonali di 60-70 metri da rientrare, però io penso che giocare bene a calcio bisogna correre tanto.